Ciao amici di Fonfixer Italia e bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi vi presento un prodotto che ho acquistato giusto 2 settimane fa, infatti sono 15 giorni che lo sto provando. Sto parlando del nuovo Best Buy di casa Xiaomi, Redmi Note 5 in versione Global. L'ho acquistato da Amazon Italia, 24 mesi di garanzia Italia. Quanto ho aspettato questo momento di acquistare prodotti Xiaomi venduti, spediti da Amazon, comunque spediti dall'Italia, con garanzia italiana, ROM Global, banda 20, caricatore italiano, compresa italiana, chi più ne ha più ne metta. Finalmente posso dire benvenuta Xiaomi in Italia. Sigla. Questo ragazzi dispositivo, io l'ho detto come prima nell'anteprima, lo ribadisco, è un Best Buy. Ragazzi, è decisamente bello, rispecchia lo standard dei 18 noni, quindi un pochino più stretto, un pochino più allungato, ha una superficie di 5.99 pollici, quindi rendetevi conto che è un pochettino grande, sta benissimo in mano. Ragazzi, guardate, entra tutto in una mano, è costruito in lega di alluminio, il display è un Full HD Plus, ragazzi, veramente costruito in maniera maniacale, abbiamo 2 bande in plastica sui lati della scocca posteriore, giusto per garantire le antenne, sul retro è posta anche la fotocamera stile semaforo come si usa adesso. Una dual camera che mi ha sorpreso, perché Xiaomi sta facendo passi da gigante nella fotografia. Abbiamo un dual flash LED. Frontalmente invece abbiamo una buona fotocamera, ragazzi. Le selfie in buona condizione di luce sono decisamente sopra la media, aiutate anche da un flash LED sul fronte. Abbiamo, ahimè, ancora la porta micro USB, ma ragazzi, su questa fascia di prezzo sapete che Xiaomi sulla fascia medio e bassa inserisce ancora le micro USB. Magari prima o poi finiranno le scorte di queste micro USB, così che Xiaomi può finalmente implementare le Type-C. Ragazzi, il dispositivo è bellissimo, tasti, volume rocker, accensione, spegnimento sul lato destro, ragazzi, sul lato sinistro del telefono, veramente, veramente fatti bene, il tocco mi piace, il click è perfetto, un sensore impronte digitali che vi faccio vedere subito, ragazzi, sblocca al primo colpo. Mi chiedete se c'è l'impronta digitale, ma non lo sblocco col volto, ragazzi, ma vi dico subito che non c'è, semplicemente per il fatto che in Italia hanno ancora problemi di privacy a destra e a sinistra, quindi lo hanno momentaneamente disabilitato insieme all'app Temi, ma basterà andare nel paese, mettere magari Svizzera, mettere magari Hong Kong, lasciare la lingua italiana e avremo così il tema e avremo così lo sblocco con il volto. Comunque non sento la mancanza, arriverà con i prossimi aggiornamenti, state tranquilli se ve lo chiedete, perché lo sblocco digitale, ragazzi, è fulmineo, non sbaglia praticamente mai, 15 giorni che non mi sbaglia un colpo. Internamente invece abbiamo un buon octa-core di fascia media, ovviamente casa Qualcomm, abbiamo un Qualcomm Snapdragon 636 coadiuvato dalla nuova GPU Adreno 509, ragazzi, l'evoluzione naturale della 625, 630, 636. Un processore che nell'apertura delle app, ragazzi, non vi lascerà mai a piedi. Le app si aprono bene grazie anche ai 4 GB di memoria RAM che non mancano mai in casa Xiaomi. Abbiamo 64 GB espandibili, seppur bisogna rinunciare al secondo slot. Non abbiamo
volevo dire, l'NFC, non abbiamo la ricarica wireless, quindi ricarica con il caricatore in dotazione 5V 1A nella media, non troppo veloce, non troppo lento, quasi 3 ore, circa 3 ore ricarichiamo il nostro dispositivo, perché la batteria è veramente capiente, 4000 mAh, quindi chiudete la giornata con un uso medio-medio-alto ancora con il 30% di batteria residua e oltre le 5 ore di schermo acceso. Poi dipende da persona a persona quello che fate. Io comunque, ragazzi, con un uso medio-medio-alto arrivo ora di pranzo del giorno successivo con oltre 6 ore di schermo acceso su un telefono che costa poco più, ragazzi, di 200 euro. La nostra interfaccia è la MIUI in versione 9.5, ma già si vocifera che per fine mese arrivi fuori la MIUI 10, di cui già ho visto qualche screen, ragazzi, molto, riprende un po' di Material Design 2, quindi molto simile ad Android P, veramente intuitiva, molto più intuitiva, sempre che si vocifera con questi leaks della MIUI 9.5 che abbiamo adesso. Comunque è un'interfaccia solita, non mi soffermo molto nel farvela vedere. Qui abbiamo implementate le gesture che io ho imparato a usare molto bene. Sono gesture un pochettino scopiazzate sinceramente da iOS, comunque se non le volete impostate i tre tasti navigazione Android e tutto si muoverà bene e fluido. Navigando invece sul web, stranamente non ho sentito l'utilità di usare Google Chrome, sto usando sempre il suo browser di sistema, un browser di sistema che poi vi fa scegliere qui direttamente, che ho trovato molto molto, ragazzi, preciso, la navigazione veramente fluida, senza lag, senza impuntamenti, una navigazione web che mi ha soddisfatto anch'essa, diciamo. Bisogna dire anche le cose come stanno. Chrome migliora le prestazioni su molti dispositivi, ma browser ottimizzati come questo, ragazzi, è un plus poterli trovare nel nostro dispositivo. Pannello da 5.99 pollici, facciamo un 6 pollici, ragazzi, in 18 noni, Full HD Plus, 10 punti di tocco, buoni colori, buoni gli angoli di visione, la riproduzione dei film, della multimedialità, ragazzi, è veramente di qualità, si vede bene sotto la luce del sole. Il sensore di luminosità ogni tanto sfasa un po', nel senso che tende sempre a stare basso, quindi capita molte volte che lo devo alzare, ragazzi, manualmente. Comunque un dispositivo decisamente, con un pannello decisamente, ragazzi, notevole. Ora facciamo scorrere un pochino di multimedialità, giusto che ho registrato, siccome me lo avete chiesto in molti nella scorsa settimana, magari facci vedere quanto va i decibel, sentire un pochettino meglio l'audio, quindi durante la riproduzione magari della multimedialità ho posto un altro telefono con un riproduttore di decibel. Non è un microfono per registrare decibel, un misuratore, vero, ma registra abbastanza bene in base anche alle altre recensioni che ho visto, quindi diamo un attimo un'occhiata alla multimedia. Alle ore 0:40
Tim, grazie per la ricarica. Premi 0 e puoi vincere ogni mese 7500 premi tra ricariche Samsung Galaxy S8 o tablet LTE con ricarica più a soli 2 euro. In più vi... Il comparto fotografico amici mi ha sorpreso. Queste sono le specifiche dettagliate dei nostri sensori fotografici a bordo di questo Xiaomi Redmi Note 5. Ragazzi, l'interfaccia fotografica, come vedete adesso, è veramente ben curata, è fatta bene, è cambiato un pochettino in base, un pochettino rispetto alle versioni precedenti delle camere Xiaomi, un'interfaccia fotografica che mi è piaciuta, sono tante le funzioni, un pochettino di personalizzazioni si possono fare. Mi dispiace solo che la modalità manuale permetta veramente pochi i ritocchi magari che si possono fare, gli aggiustamenti manuali, quindi non è una modalità pro vera e propria come quella che possiamo trovare sui Motorola, sui Nokia. Insomma, questa è una modalità pro un po' manuale, un pochettino, ragazzi, diciamo approssimata. Comunque gli scatti in buona condizione di luce, come possiamo vedere adesso, sono buoni, sono scatti veramente fatti bene. Mi piacciono i colori, l'HDR si attiva un pochettino spesso, migliora sì, ma è troppo presente, quindi se volete fare delle foto più naturali, ragazzi, potete disattivarlo e poi attivarlo quando ritenete più ovvio che l'HDR intervenga. La modalità ritratto mi è piaciuta, le foto vengono bene, scontorna bene. Di sera invece c'è un po' di troppo rumore presente. Comunque non c'è da lamentarsi su questa fascia di prezzo. Le selfie sono buone, modalità ritratto anche sulle selfie per noi amanti delle fotografie con camera selfie. I video solamente in full HD 30 frame per secondo, non c'è il 4K, ma i video, ragazzi, sono, come vedete, sono veramente ben stabilizzati, quindi un comparto video un pochettino al di sotto delle fotografie di giorno, ma comunque non dispiace. Sensazioni in generale, ragazzi, sono buone, il wifi prende bene, il satellite aggancia anch'esso bene, quindi nessun problema con la navigazione. Il reparto chiamata, perché ogni tanto bisogna anche parlare delle telefonate, perché in fin dei conti, ragazzi, sono sempre dei telefoni. Il reparto chiamata è buono, 4G con la TIM onnipresente. Non ho veramente, abito comunque in una zona centrale della città, ma ho sempre il 4G anche in casa. C'è la banda 20, mi sentono bene, prendono bene, e in questi 15 giorni, amici, non ho mai perso una telefonata. Amici, io concluderei questa recensione. Grazie ovviamente al mio portafoglio per aver acquistato questo praticamente qualche giorno prima dell'uscita ufficiale della distribuzione ufficiale sul Mi Store italiano, perché adesso finalmente abbiamo il Mi Store in Italia. Sto già organizzando per andarci con qualche amico, per partire qui da Pescara e andare a Milano, ovviamente ad Arese, centro commerciale Arese, per andare al Mi Store, guardare un po' il nostro santuario per noi amici di Xiaomi e spendere tanti soldi, perché quando vedi, ragazzi, si spendono i soldi, ma è giusto che sia così, stanno lavorando anche loro per colmare i vuoti delle nostre passioni. Comunque, ragazzi, io concludo la recensione. Questa è la coverina che non vi ho fatto vedere prima, c'è in confezione, quindi rendetevi conto quanto sia scivoloso. Un dispositivo, ragazzi, che si comporta bene, per me è un best buy, perché a parte che è bellissimo esteticamente, sottile ed è fatto bene, è un best buy perché le foto vengono bene, chiama, riceve perfettamente. Sì, non abbiamo la Type C, il sensore sfarfalla un po', la fotografia di sera ha un pochettino di rumore. Questi sono i limiti di un dispositivo, ragazzi, di fascia media, ma un telefono che mi è piaciuto, un telefono che terrò con me, spero ancora,
per molto tempo. Lo confronterò prossimamente, se continuate a seguirmi, con lo Xiaomi Mi A1, quindi andiamo un pochettino a competere con l'Android One, ma più che altro per competere Snapseed 25 e Snapseed 636 uno contro l'altro, chi è più reattivo lo scopriremo nei prossimi video un pochettino più avanti. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, e se cercate un buon Xiaomi che possa accompagnarvi nella giornata, ragazzi, questo è il dispositivo che fa per voi. Venitemi a trovare anche sui social network Facebook e Instagram. Un salutone a tutti e ciao!